dovete stare tranquilli, dobbiamo dare un senso di pace che proviene da quest'isola, che non sia una pace eterna ma che sia una pace precaria. È la pace che prelude l'incazzamento totale. Cioè, io già per arrivare qua ho subito qualcosa che non riesco neanche a capire. Ho preso due aerei per fare la tratta Palermo, Roma, Catania-Palermo, tutte le tratte ormai italiane. Sono in mano a compagnie straniere. Sono entrato a Roma per venire a Palermo e uno mi ha detto: vamos adelante, haciendo la cosa della canta, la questa, la questa, la cosa. Ma che minchia stai dicendo? Vamos adelante. Allora, anche questa cosa qua è com'è oggi l'Italia. Abbiamo fatto aeroporti uno attaccato all'altro, le compagnie low cost irlandesi, spagnole, francesi, tedesche vengono qua e dettano il loro codice, dettano le loro cose, vanno in un aeroporto e dicono: se voi mi finanziate con 4, 5, 10 milioni di euro come stanno facendo a Trapani, no? Trapani adesso è nella merda, perché? Perché le case low cost vanno lì, si fanno dare i soldi, prendono i soldi pubblici, dicono: fate le infrastrutture per ricevere il nostro flusso, l'anno dopo ne vogliono il doppio. Si prendono le infrastrutture, le gestiscono loro. Siamo sotto un ricatto per merito della globalizzazione. Ma quale globalizzazione stiamo parlando? Andate in Spagna a vedere se c'è Madrid-Barcellona condotta da una tratta aerea con equipaggio italiano. Non esiste. Eppure c'è la globalizzazione per tutti, potremmo farlo. Qui arrivano perché qui c'è il ventre molle. Qui il nostro traffico passeggeri merci, che è la comunicazione, è quello che dovrà essere lo sviluppo anche di un'isola, no? Il trasporto aereo. È in mano al Ministero delle Infrastrutture, l'ENAG, è in mano al Ministero delle Infrastrutture, Comunione e Liberazione. È chiaro che ungi qua, ungi là, ungi là e si prendono tutto il mercato. Allora mandano a casa piloti con dei brevetti, che il pilota se va a casa e non vola, non ha ore di volo, perde il brevetto, il suo brevetto scade. Prendono gli aerei dell'Alitalia e una volta facevano la manutenzione a Fiumicino, adesso li portano in Israele, 2 ore di volo, portano l'aereo là, 2 ore di volo, 3 giorni là, perché doveva costare meno secondo i grandi imprenditori italiani. E mandano a casa della gente con delle palle così, che sono quelli che fanno le manutenzioni, che scadendo il brevetto delle manutenzioni non trovano altro lavoro. Questo è un paese da ripensare, il pensiero. Il pensiero di che cos'è quest'isola qua? Io me la sono fatta a nuoto. L'ho girata tutta con un camper. Ci ho messo il cuore in quest'isola. Ma se a voi non interessa, non interessa neanche a me. Voglio dire che io voglio capire che cos'è quest'isola qua. Se è ricca, povera, c'è tutto il contrario di tutto. Qui ci sono i fichi d'India, ci sono i gelati, le cassate e ci sono i morti ammazzati. Ci sono i morti ammazzati per mafia, ci sono i Falcone e Borsellino, ma Borsellino è stato fatto fuori con un tritolo che arrivava da Roma. Falcone, la logistica degli spostamenti di Falcone veniva fatta da Roma. Che cos'è questa? Siete autonomi senza autonomia, siete ricchi, siete poveri. Ma voi avevate Maiorana, c'era Maiorana, avevate delle persone straordinarie qua. C'è tutto il contrario di tutto, è un far west oscuro la Sicilia. Allora un'identità ve la dovete riprendere. Io voglio, sono venuto qua per dire delle cose precise, perché ci tengo anche ai nostri mezzi di informazione, che fortunatamente stanno chiudendo uno dopo l'altro. È una piccola soddisfazione che ci prendiamo. Ci prendiamo queste piccole soddisfazioni non andando nei talk show, e i talk show vanno a bagno proprio perché noi non ci andiamo, perché siamo la controparte. Non possono fare dei contraddittori senza il contraddittorio, che sono tutti d'accordo tra loro. Manchiamo noi, ma noi non ci andiamo. Perfetto. Oh, ho fatto il gesto. Solito attacco di Grillo. Mezzi di comunicazione, ha fatto il gesto dell'ombrello, faccia anche questo gesto qua. Che cosa è diventato questo paese? Che cosa pensate voi? La mafia, ma la mafia, ancora con la mafia, comuni sciolti per mafia, la mafia, che cos'è la mafia, che cos'è l'onestà? Avete fatto un coro, onestà, 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 che cos'è l'onestà? Io me lo sono chiesto, no, o ce l'hai o non ce l'hai, è un tic nervoso, non la impari l'onestà, è un tic. Che cos'è? Io, a me non mi fa paura la disonestà commerciale, economica, chi ruba. Non mi fa paura, non mi scandalizza più di tanto chi ruba.
Mi fa paura chi è disonesto intellettualmente. È la disonestà culturale di questo paese che è in ginocchio attraverso i mezzi di informazione. E allora che paese è questo? Che paese è? Io vorrei dare una risposta, ma non ce l'ho. La mafia, lo dico da 20 anni queste cose qui, mi dispiace ripetervi sempre le stesse cose, ma sempre gli stessi che venite a sentirmi. Siamo sempre noi, ci siamo visti. L'intervento di Grillo a Palermo, cioè, per lo allora, sfiducia no, dei rivolto, vedete l'immagine sul palco al presidente della regione Crocetta, potete seguire in diretta ancora l'intervento del leader del Movimento 5 Stelle attraverso il nostro sito internet www.rainews.it. Torniamo.